bentornati a tutti a questo nuovo video. Terza parte della nostra avventura, siamo arrivati al 18° giorno. Come vedete, i bruchi sono completamente diventati delle crisalidi e da un giorno all'altro potrebbero diventare farfalle. Quindi ci rimane da compiere l'operazione più delicata in assoluto, ovvero preparare la nuova scatolina per le future farfalle. Preparare un piccolo nido per le crisalidi, mettere dentro. La brutta notizia, come vedete, è che sono solo 4. Il piccolino non ce l'ho fatta, ho provato a metterlo da solo nella confezione con il cibo solo per lui, ma non si è più ripreso. Sono cose che in natura succedono, quindi non facciamone un dramma, l'importante è metterci il massimo dell'impegno sempre. E io l'ho fatto. Quello che ci servirà oggi è una pinzetta per il trasporto, la scatola che trovate in confezione e una graffettatrice perché poi andremo a fare 4 piccoli buchini dove mettere dentro le nostre crisalidi. Prima dell'operazione vi ricordo di mettere un bel like, iscrivervi al canale per vedere il finale di questa storia e supportarci perché per voi è gratuito e per noi è molto importante. Adesso bando alle ciance, andiamo a preparare prima di tutto, direi, la stanza nuova per le nostre crisalidi. Quindi prendiamo un po' di misure. Vediamo se qui dentro ci sta. Sembra molto lungo. Che io andrei magari a tagliarne un pezzetto. Ok, come vi dicevo, adesso con la pinzatrice dobbiamo preparare 4 piccoli buchini dove inserire le nostre crisalidi. Cerchiamo di essere il più simmetrici possibile. Quindi 1, 2. Iniziamo a vedere come inserirlo qua dentro. Ci togliamo da ogni possibile ingombro. Questa è assolutamente la parte più delicata di tutti. Bisogna lasciare un po' di giorni le crisalidi che si rinforzino. Noi diciamo che ci ha messo 5 giorni da bruco a diventare crisalide, poi altri 7. Abbiamo fatto passare altri 7 giorni da quando diventa bruco. Ovviamente vi ho fatto vedere tutti i nostri time lapse. Ora molto delicatamente andiamo a cercare di aprire la confezione. Ora facciamo molta attenzione. Come avrete notato nei nostri time lapse, sembrano ferme, ma si muovono. Adesso io ho molta paura di fare danni, quindi molto delicatamente.
ragazzi, sapete che c'è? Io ho paura di fare male alle nostre amiche, quindi andrò solo a togliere gli stecchini. Inserirò all'interno della nostra confezione la scatola così com'è. Tanto sono sicuro che in casa mettiamo un po' di verde, giusto così per abbellire il tutto. E ora chiudiamo la nostra confezione. Una parte delicata, si ha molto paura di toccarle, anche perché hanno un punto fisso e si muovono abbastanza. È come avere in braccio un neonato, ecco, ci si spaventa molto facilmente. Ok, adesso ci vorrebbero, secondo i dati, altri 4-5 giorni. Speriamo di carpire il momento del trasformazione da crisalide a farfalla, e poi avremo un video sulla liberazione e uno slow motion della farfalla che esce dalla scatolina sperando di beccare un giorno col bel tempo, perché non so quanto potranno durare le farfalle all'interno della scatola. Cibo non abbiamo usato ancora tantissimo, io lo tengo ancora perché magari dovesse tenere un po' di tempo una farfalla all'interno della scatola, magari lo nutrirò con quello. Ragazzi, ora andiamo a liberare la nostra prima farfallina. Lei si chiama Speranza e, visto il periodo, speriamo che voli lontano e si riproduca il più possibile. Proveremo con uno slow motion, sperando di prendere bene il momento giusto della liberazione.